Devo provare poi a fare un evento, I guess, magari per Facebook, è un evento quello che stiamo facendo, un live stream. Arrivo. Stavo guardando un video che nel 2025 forse esce Skyblivion, la mod di Skyrim. Lo sarà tutto in inglese, ci vuole qualcuno che la traduce, sarà un po' difficile. In inglese io lo capisco, però no. Non so. Nel senso che Oblivion non è che mi è piaciuto così tanto. Lo sapete già la storia. Ci ho messo 50 ore. Volevo farmi un po' di queste secondarie. Sono andato un po' avanti nella storia e poi ho detto: nah, questo gioco non mi piace. Troppo. I dungeon sono tutti uguali. Cioè, lo so anche su Skyrim. Però quando tu fai l'esatto dungeon con gli stessi nemici 3-4 volte, cioè dopo un po' io lo noto, eh. Allora mi sono detto, sembrava più un grinding, nel senso che ero arrivato al fatto che cercavo delle spade leggendarie, no? E le trovavo. Però i dungeon erano talmente uguali, le ceste erano sempre nello stesso posto. Sembrava un grinding unico per cercare le ceste. Non era più il fatto di tu hai la quest lì, devi salvare quel tizio. Sì, era anche quello, ma cioè la base era farmare per queste armi leggendarie. E non mi piaceva come cosa. Cioè, lo vedo con un gioco tipo Genshin Impact, ma boh. Non so. Detto queste parole sembra un po' strano perché c'è proprio una battaglia tra la community e eccetera, che dicono che Oblivion è meglio, l'altro dice che è meglio Skyrim. Non so, io ho giocato Oblivion, mi è piaciuto. Infatti non volevo provare tutti. Volevo provare Oblivion, volevo provare, cioè, dopo Oblivion avrei provato Morrowind. E boh, alla fine ho lasciato perdere. Nel senso che non voglio provarlo Morrowind, se Skyrim è così non lo provo. Scusate. Se Oblivion è così non lo provo, Morrowind, scusate. L'unica cosa è che potrei sforzarmi giocandolo in streaming. Non sarebbe male, ormai abbiamo giocato. Praticamente sto canale lo vorrei dividere tra RPG e giochi di auto. Bello sto posto. Anche la musica è abbastanza mista. Questo devi suonare, giusto? Non mi ricordo. Metti di nuovo questo. No, ok. Ah, c'è cosa? Aspetta un attimo. Voglio fare una cosa qua, perché ho già notato stamattina che non va molto. Cioè, mi piace 45, ma non ci siamo. Cioè, ogni tanto c'è qualcosa che compare e scompare a caso. 30 invece ho notato che no. Ah, non è lei, no. Non li abbiamo mai incontrati loro due. Un teletrasporto nei paraggi, no. Andiamo a parlare con loro. Ciao, sei tu lo straniero che tu parla? Daniele benefattore. Ho sentito parlare di un umano amico di una parte.
da secoli che questa terra non assisteva a un evento tanto straordinario. Scusate. Un tempo noi pari vivevamo con gli umani, questo lo sapevamo. Nonostante la minaccia, la sua corrosione non aveva mai intaccato l'oasi. La protezione dell'Avi. Non mi ricordo già come si pronuncia questo. E di Cavarena. Anche se sono passati secoli, quegli anni permangono tra i miei ricordi più cari. Tu chi sei? Sono la custode della sorgente di Amit. Non temo, non metto piede fuori da questo posto. Quando Lady Durvan si è girato oasi. Sorgente è il luogo che ha dato la vita a noi pari. Ah, si scorre l'acqua primordiale, la nostra grande divinità. Posso farmi il bagno? Mi insultano. E solo grazie all'Amrita se innumerevoli frammenti hanno tenuto vita e potere. Quando avremo esaurito il nostro potere, ci trasformeremo in piume di luce, lasciando dietro di noi solo ricordi incontaminati. E i ricordi che appartengono a Cavarena faranno ritorno al Arvis Tomb, verso la sorgente di Amrita. Amrita è tutto ciò che serve per mondare la tristezza. Guardano la ciata perfetta e i dolori più profondi. Il suo nutrimento ci restituisce la nostra forma originale, come famiglie di Cavarena. E è benefattore la persona che aiuta le pari a fare ritorno al mare forale. Ah, da quando i guerrieri umani hanno cessato di svolgere questo compito, le pari che hanno consumato il proprio potere, resistendo alla corrosione, non sono più stati in grado di tornare al mare. Però vedi, sono tutti corrotti, c'è sempre qualcosa che corrode. Ogni cosa, c'è qualcosa che non va in questo mondo, secondo me ci riveleranno qualcosa che. E ormai è tutto troppo corroso, abbiamo saltato una generazione, chissà che cosa. Per fortuna ora che abbiamo ricevuto la visita di un nuovo guerriero, le piume che sono state sparse potranno giungere nuovamente in questo posto. Ok? Anche queste pietre di vino. Hai sbloccato l'oasi di Vorush. Offre piume di luce purificate. Ah, ok. Ah, le piume. Non ne avevo neanche una. Ne ho 11. Passi per la terra ci sono le piume della luce purificate. Sì, lo so. Abbiamo fatto l'altra volta. Abbiamo fatto l'altra volta che troviamo sempre qualcuno. Offri le piume. E. Per aumentare il livello. Dopo 6 offerte otterrai delle ricompense. Una volta ottenute 30 piume, riceverai una rivelazione dalla sorgente di Amrita, che ti segnerà le posizioni delle piume rimanenti. Oh, questo è bello. Ogni 6 me ne dà. Ok, mi dà un qualcosa. Bello, mi piace l'idea. Ah, funziona un po' diverso, però. Non c'è un. No, c'è, esiste. Ok. Infatti. Hanno voluto fare un pochettino diverso. Mi piace come idea. Ah, di teletrasporto. Oh, è pieno, insomma, di ste robe qua, eh. Three things for me, thank you very much. Ci becchiamo un Steli. Accogliere effimati di cavalli. No, sbaglio.
Adesso raccolta 0 di tutto. C'è pure le lyrics. Ah, c'ho il tempo, ma non me ne sono neanche accorto. Dov'è l'ultimo? Ah. Ti sembra questo fiore abbia qualcosa di speciale? È il sush. In ogni caso l'estate corrosa dei residui. Altre cose da fare. I fiori sono coltivati dalle pari. Ok, allora poi adesso lo facciamo. Voglio solo capire qua dove devo andare. Il terzo non ho capito dove va. E guardassi anche Avari sopra. Che bello queste lyrics. Mi fa pensare che le canta a Sua Eccellenza Maggiore. Sai che bella, che cosa carina. Dai, dammi. La melodia di Sua Eccellenza. No, ma perché fai così? Ok, comunque ho capito, adesso dove andare. Oh, mamma mia, ah, me l'ha dato. Però devo tornare lì sopra. Eh sì, buonanotte, oggi non ci siamo. Oggi sembra che non è giornata per noi. Dai. Sì, buonanotte. Ecco, bello. Pieno. Tutta colpa di lui. Ma non è difficile, non so perché cacchio. Vabbè. Tempo che arrivano via. Spawn, queste stupide. Col mouse è complicatissimo. Vorrei un controller. Ci vuole con genio del male così tanto? Ah, ma devo riportarlo lì. Anche. Ah, devo riportarlo anche lì. Vabbè, allora è difficile sì. Pensavo che quando che avevo presi era pace si è fatto. Proviamo in modo un po' diverso. Perché salti giù? Salta giù! Sì. Ah, fammi. Tiro le ultimate, cavolato niente. Dammi sto. È difficile. Che musica, mi piace tantissimo. Mi piace quanto la musica del miraggio. Ora. Guarda tanto. Per giudicare da baule se sì, ci voleva un pochettino. Non deve essere un baule facile. Con questo poi continuiamo, cerchiamo altre missioni della. Ah già, devo. Aspetta. Non sono capace.
Devo seguire il percorso. Ah. Ok, forse ho capito. Devo partire da qua. Ok. Non so perché mi è venuta questa idea qua che se c'è le mangiare le gambe. Anche perché è l'influenza sumera dappertutto. Soprattutto nella cosa. Nella parte dove siamo noi. I fiori che sbocciano attivano gli effi otteri. Usa il personaggio per controllarli. Dopodiché puoi usare i propri poteri per allunarli e indirizzarli verso i fiori. Posto, giusto? Non ne manca uno. E questo è totalmente storto. Ma dove va questo? Devo provare, nel senso che voglio vedere cosa succede. L'unico che è giusto forse è questo. Arrivo. Ma dobbiamo raccoglierli. Non riesco a capire. Come mai quello lì si è fatto raccogliere? Boh. Devo guardarmi di nuovo il tutorial, mi sento una benissimo. I fiori che sbocciano attirano gli effimeri, usa il personaggio per controllarli. Dopodiché puoi usare il proprio potere per adunare e indirizzare verso. Ah, prima il personaggio, poi il resto. Ora in fretta, credo. Questo non è fretta. Infatti quello non era fretta. Aspetta, lo tiro un altro. Ma si sono già spostati? Ma che cacchio? C'è ancora Raita.
Ah, forse ho capito. I guess. Ah, ho capito come devi fare, ne basta anche solo uno. Ho capito, pensavo che dovevi andare alla ricerca del. Pensavo che dovevi raccogliere tutti e tre, se automaticamente si aprivano. Scusate, pensavo che era raccogliere tutti e tre e poi ti danno qualcosa. Cioè, poi si illumina tutto. Non è un episodio di esplorazione. Volevo solo prendermi un altro di questi, eh. Dimenticare, mi stavo già dimenticando. Sì, questi sono le prove. Sono sempre così a tempo, dovrebbe essere. Anche una cosa dei soldi. Vediamo se riusciamo. 2 secondi, poi ricominciamo. Ricominciamo a fare le missioni. Tanto potrei fare un'altra offerta, ma faccio. Su me non nel deserto non ce n'è tante di queste cose. Un po' ce n'è. Oddio, io mia oggi. O è sottoscritto che è mezzo ubriaco. No, scherzo. Io ubriaco. Non mi conoscete abbastanza. E basta. Ma ne. Speravo in 5 in più, ma. Allora. Beh, mentre siamo qua. E l'ho visto. Posto magicissimo, mi piace. È tutta una scusa perché mi sto godendo la canzone. Ma un pochino sì, dai. Sì, lo sto facendo anche un po' apposta. Che tranquillità. Non mi ricordo cosa servono questi. Allora. Prossima quest. Tutte le missioni ti portano nel deserto adesso. Ho notato quello. Parla con la bizzarra pari. Sembra che si sta preparando per qualche prova di qua. Ah, facciamo questo. Come sempre nel deserto. Anche lì c'è una cosa per offrire i fiori. Avete visto di fianco? Adesso apro la mappa, un attimo. Un'altra sorgente. Andai, ci sta. Questo non l'ho mai sbloccato. Wow! L'avevamo già sbloccato però adesso questa roba è rigogliosa. Che bello. Mi ricordo che poi eravamo entrati dentro, eccetera. Oggi ci perseguita le canzoni tranquille. Salve, Eia. La. Più difficile, più lontana, più tortuosa. Sicuramente gli scagnozzi scapperanno dalla paura. Non è Eia, anche dopo tutti questi anni, è ancora rinchiusa nel tuo piccolo mondo. Rush, dici. O cielo, Lady Sorush. Conosci questa pari? L'ho incontrata una vita fa. Non ci conosciamo bene. Ho sentito storie sul suo conto. E comunque il carattere eccentrico di Yaya. E che cosa nota fa le pari? Lei usava sempre cose prese da non si sa dove per costruire delle sfide assurde.
maggior parte delle pari tenta di non avere a che fare con lei. Tenta, se di non. Se perfino Solusce la trova strana, non so bene cosa. O Solusce è sicura che vada bene giudicare qualcuno in sua presenza? Dice Prime. Ha detto che non la conosci bene, no? Allora forse non dovresti credere a tutto quello che senti. Magari è cambiata, chissà. E sembra anche molto esausta. Forse sta facendo qualcosa di positivo per le pari. Ah, la la la. Non c'è da preoccuparsi, dopotutto Lady Solush gode di una grande stima da parte di Zurvan. Si fa carica di enormi responsabilità. Per un giorno Lady Solush sarà famosa quanto il divino uccello Simo. Sarà naturale per lei guardare una come menta l'altra in basso. Dato che Lady Solush abbia qualcosa da dire su di me? Già uno no. Wow. Tutto parte del passato. Lasciamoci le spade, dice Zarush. Ma noi pari dovremmo rammentare cosa avviene in passato. In passato ho preso le distanze dalle mie compagne e ho sbagliato. Anzi, ho imboccato il cammino più lungo. Ma basta parlare di me. Dimmi qualcosa. E parla Yayar. Ah, la la la. Come potete vedere, sto preparando una risonanza del Bajor. Così da poter scacciare di quegli scagnozzi dell'ordine degli scettici. Piace. Si sono avvicinati a me con la scusa di voler fare amicizia e mi hanno bombardata di domande, provando a ottenere informazioni che nessun umano dovrebbe apprendere. Che nervi, mi hanno fatto venire. Ma l'ordine degli scettici ha già fatto una cosa simile? Provato con noi? Hanno provato con noi, no? A prendere le cose di Lady Solush. Forse sono i servitori di Nasiruna. In effetti, Solush è stata ingannata da Wimpus. Non so cosa state parlando, però non importa. Risonanza che scaccia via tutti. Non state molto chiari con loro. Chiunque non supera la risonanza è troppo stupida e debole per pormi delle domande. Sembra una specie di prova. Una prova di abilità di combattimento, velocità. Ah, la la la, la seconda, hai detto. Avete capito in fretta. Avete fatto vostro. Di corsa, devi andare a raccogliere degli oggetti in un tempo limitato. E raggiungi la linea di traguardo più velocemente possibile. Interessa? Volete provare? Non se ne parla. Stare i bios snappati. Non puoi chiedere aiuto così su due piedi. Proprio perché lui ha l'onore di essere uno dei nappati di Lady Solush, il candidato perfetto. Egli è anche conosciuto fra gli umani. Riceve la sua approvazione sulla sfida. Abbiamo l'onore. Ok. Umani coraggiosi dovrebbero prendersi tutto il merito. C'è troppo da parlare, poi mi manca il fiato. Dovrei smetterlo di leggere tutte queste cose, nel senso che sono interessanti, però c'è molto chiacchiericcio in mezzo. Posso anche parlare di altro mentre lo chiacchierano. Ah, ti danno le ricompense se completi le cose. Cioè, poi non piace la ricompensa. In fondo è una gara di velocità. Non mi importano molto le ricompense. Ho visto che a voi mi interessa. Dite di sì a Yayara il brigato. Che risolutezza. Più semplice. Iniziamo dalla più semplice. Ok. Le azioni sono finite? Credo di sì. Siamo mica dei novellini. Sì. C'è una prova per scalare ordini. Una passeggiata per noi. Mostratemi cosa sapete fare, adesso la falliamo. No, non so dove veniamo.
Completa la prima. Era tanto difficile. Perdonino. Devo riparare posso non aprire la strada qui. Visto perché Yaya non è riuscita a passare. Ok. Ehi, anche qua. Ah, devi aspettare che te la aprano. Grazie. Che bella sta sfida, mi piace. Stavo già dicendo l'altra volta, sarebbe. Mi dispiace che le abilità di Lady Solush le veniamo solo in questo mondo a parte. Invece adesso sembra. Mi piace sta cosa. Sono stati furbi. Cambiata tantissimo anche Lady Solush. Ah, ce l'avete fatta. Presumo che dice. Non si aspettava che era così che avrebbe essere così fatta con facilità. Non rilassatevi troppo, questo era solo l'inizio. Mancano 50. Devo modificare ancora la prova. Niente a trovarmi alla posizione successiva. Un giorno intero. Non sa. Ah, 5 raggi, Solush. Quindi fino al giorno successivo. Facciamo queste sfide, tanto è una missione anche questa. Facciamo questo. Poi quando è ci mettiamo anche a fare queste cose. Qui il fatto è che c'è poca gente di. C'è lei, ce l'hai. Ma altri missioni incontro non ce ne vuole. Sumero, c'è cave, vabbè. Sarei curioso Faruza, ma non. Faruza morire, dobbiamo. So già che farà morire da ridere quando incontriamo Faruza. C'è Sino, Naida, non vedo l'ora di farmi quelli di Naida, eccetera. E torniamo da Yuemiya, anche se che bello. E c'è un po' da sparare ancora. Aspetta il giorno successivo. 810 mora si sono lanciati. È un giorno di riposo, adesso. Ci siamo svegliati alle 8, abbiamo fatto la prova, I guess. Vabbè, giusto, giusto, no, perché poi magari è un po' restato. Siamo goduti una giornata di riposo. Abbiamo lavorato per un'oretta. Abbiamo fatto quella roba lì. Ci siamo detti, in fondo non c'è molto da fare oggi, è così. Allora con Yaya, ok, già, via. Non so dove teletrasportarmi, forse qua, perché è sopra il pendio di una montagna. È la montagna che penso io, è un problema. Andiamo. Allora. Adesso questi qua li tengo dopo. Oh, ci sta, insomma. Se ce lo davano. All'inizio non sapevo cosa servivano, adesso ho capito. Ah, non li vedevo neanche. Meno male che ho girato l'angolo, sai che non l'ho neanche visto. Allora. Ti dà completato. L'unica cosa che mi dispiace è che quando usi lei. Punto. Se ti allontani tanto da lei, il teletrasporto. Ah, è dietro la montagna. Io pensavo che qua era sopra. Ah, fa male. Andiamo qua. Non mi piace questo caricamento, nel senso che sarebbe bello, ma lo fanno anche apposta. Ah, un altro. Sarebbe, lo fanno anche apposta. Vabbè, io lo faccio così oggi, poi insomma, non è che. È giusto perché abbiamo sbloccato una cosa nuova. Prego. Qualche parte c'è un collezionario. Ah no, è perché l'abbiamo raccolto.
Beh, cioè, mi piacerebbe, concludendo il discorso, che puoi avere due opzioni. Tra virgolette, ti teletrasporti dove lei? Nel senso che magari lei è andata 50 metri più avanti, allora ti puoi teletrasportare dove lei? Oppure... Aspetta un attimo, prendi... Oppure appunto rimani dove eri prima. Quello mi piacerebbe come cosa. Non capisco come salire qua. Ah! Una canzone qua. No, bisogna usare un oggetto. Ah no, quello che dicevo un oggetto. Non c'è la tizia con cui dobbiamo parlare. Qua? Giusto? Non mi ricordo come funziona la storia di Maria Vittoria. Aspetta, guarda un attimo i tutorial. A parte che qua... Scrivo sumero, vediamo cosa danno. Così tanta roba qua, qua. Aumento di livello, luce splendente. Ok, melodia. Melodia della nomada. No. Allora. Ah sì! No, non è quello. Pensavo che era quello. I guess. Non mi ricordo. Scusate la mia scemenza. No. Non mi ricordo. Non è che... È passato un po' di tempo. Vabbè, questa era già roba del deserto. Non devi trovarne altri, che cacchio me. Devi parlare con la pari. Ah, non ci sono i fiori in giro che devi raccogliere. Non è quello lì che ci sono i fiori in giro che devi raccogliere. Vabbè, semmai lasciamo perdere per adesso. Andiamo solo a scalare sta montagna in qualche modo, che non sono capito. Il trasporto lì sopra si poteva mettere, no, su. O sono io che lo sto approcciando al posto sbagliato. Lo so che non mi sono bruciato solo l'uscio, facendo così ancora là. Vabbè. No, è tornato. Questo qua c'è un altro. Boh, non mi ricordo. Scusate. Lo dico in modo molto franco, non mi ricordo. Un pochettino di più potevo. Vabbè. I guess fa parte della sfida. Oggi andrò a dormire appunto penso alle 4 e mezza e niente, poi mi faccio la notte e torniamo attorno con voi. Poi si spera che domani riusciamo a vaccinare. O domani e dopodomani riusciamo, quello sicuramente. Oggi avevo solo 140 cose perché ieri ho fatto il pomeriggio. staccati.
Ah, c'era un coso, ma dai, che stupido sono. Oh, beh. Compagnia, non c'è capito. Se trovo una cesta sono contento. No, ho trovato questo. Cavolo di campane anche cosa servono? Oh, prova a suonare, aggiungi su di obiettivi 120. Ok. Non so perché sta laggando così tanto. Ho lasciato YouTube acceso. Buh. Tanto anche se è una 480 ti lagga su me. Non fa come un'altra volta che crash. Aspetta, abbiamo un killer perché non lo uso. Luna sa però, però ci sta. Melma. Sali, per favore. Ah, ti adoro, grazie. Ti adoro. Grazie mille. Aspettavo. E quando abbiamo fatto. Beh, ogni cosa che abbiamo fatto a Sumero. Cioè, una. Quando siamo arrivati a Sumero era. Era quasi terra desolata. Nel senso che è terra desolata. Sì, però quando siamo arrivati sembrava la terra dimenticata. Però adesso è tutto più epico. Questa. Dovevo mettere un teletrasporto su sta montagna perché c'è un teletrasporto. Lo sono dimenticato. Adesso. Oh, è fatto, sarà fatto. Non so. Uno strano gradino. L'aveva quasi fatto artificialmente. Oh, vabbè. Io non so. Qua le dune sono naturali, cioè, a me non fa niente. Non sono così pieno. Qualcosa di acceso. Ah, non c'ho niente. Allora perché mi rompe? Sono ricordato di non averlo chiesto ieri, ma come mi è sembrata la prima volta. La prima cosa, un bicchiere d'acqua. E tutto quello che vuoi è far sì che gli scettici non ti disturbano, rendi la prova più difficile. No, grazie. La rendi difficile fino all'inizio, nessuno si permetterà mai più di prenderti. Ieri? No, niente, procediamo. Conoscete le regole? Raccogliere particelle? Farlo più velocemente possibile. E pronto? Qui la difficoltà è aumentata di dismisura. Allora andiamo. Sembra strano, ma poi non capisci cosa vuoi dire. La nostra era una presentazione da non perdere, ieri. Dare la paladina volante hanno veramente tanta energia. Se dovresti averne anche tu. Essere più attivo. E scivola seriamente. Forte. Mi piace. Peccato che mi sono bruciato un po' di secondi adesso.
piace questa cosa, veramente divertente. Ci sono meccanismi sulle piattaforme. Attiveremo subito. Meccanismi sulle piattaforme dovremmo attivare. What are you talking about? Non c'è niente. Vabbè, ho sbagliato, non fa niente. Non. È solo un gioco, posso anche sbagliare. Attiverò subito i meccanismi. Io solo guardare dove sono. Tornate da ieri. Visto, ti ho battuto. No, vengo neanche. Odio quando il gioco ti prende in giro perché non riesci. Speravo che scivolava da sola. Yes, sta andando storto. Sono dei meccanismi, passaggi nascosti qui che attivo subito. Non è difficile, allora la Yaya ha fatto un attimo. È così difficile, Yaya ha fatto. Ah, perché devo attivare quello? C'era in giro. Questo? Niente, lo sapevo già che non c'entrava. Ma più che difficile, stupido come cosa. Mi attivo su. Ah, però non carica perché. Per quello che non riesco a farlo, non carica. Io guardavo in alto e dicevo dov'è questo meccanismo complicato. E già logico, non compare nello schermo. Cosa fai a sbagliare? Io andavo in alto quando mi ero già paracadutato. Niente. Adesso lo so. E quello trucchetto, gli umani non lo vedo. Così che funziona. Porca miseria. Oh, ma sempre storto, vai, non puoi andare dritto. E poi la piattaforma dov'è? Ok. Perché non compare? Era lì in alto. È vero che era in alto. Ah! Ma che stupido! Tanto va fallita anche adesso. Bene. Se mi do una mossa no. Tanto ne manca uno. Oh! Ah, ho capito. Devi andare tutto a destra. Alla sinistra.
No, ma non è difficile, il problema è un altro problema. Cioè, lei dice, ma è difficile, l'ho reso difficile. Non è difficile. È questione che l'hai messo in un posto dove non si vede. Difficile è una cosa diversa. Così rompere le scatole alle persone, tutto qua. A parte che ce l'avevo davanti, sono, I guess, sono un po' io cieco. Però ero cieco, colpa mia. Però comunque dal tempo che vedo che ce n'è tanto, presumo che loro l'hanno capito, c'erano quelli della Oliver, l'hanno fatto apposta. Manca una. Dove? Ma porca miseria. Ah, quella. Mazza! No, dai, ma che. No, ma dai, non è possibile. Sto perdendo tempo per una roba semplicissima, mamma mia. Che rottura di strada. Pensavo che ne avevo dimenticata una qua e ci stava, nel senso che non è facile sta prima parte. Io salto perché ho paura. Lo so che ci impiego 30 anni, ma sinceramente preferisco saltare. Preferivo solo Rush che mi diceva, ehi, da questa parte. Volta le raccolgo tutto. Tanto mi sa che l'ultima volta mi ero dimenticato anch'io, mi ero dimenticato di raccogliere anche. No, me ne mancavano, non ne mancava uno, quindi le avevo prese tutte. Oh, ce l'abbiamo fatta. Tantissimo. Tantissimi nomi. Non era difficile, porca miseria. Fa incavolare perché era facile. Ho impiegato 10 minuti a capire, 20, 15. Notevole! Non avete neanche sudato, no, tranquillo. Dovrei diminuire il tempo? Stai facendo sul serio, Yaya? Abbiamo risvegliato lo spirito competitivo. Può essere che stia pensando ai dettagli della prova. Si tratterà davvero di solo di spirito competitivo? Bando alle ciance, la sfida non è ancora finita. Ho bisogno di un po' di tempo. Attendete fino a domani. Ok, oggi è la giornata di. E domani, domani ancora. I guess ci stiamo prendendo delle pause dopo che abbiamo salvato il mondo. Un'altra volta. Dai, era un'altra di quelle cose. Vabbè, riguardo domani, riguardo dopo. Noi ci mettiamo a esplorare. Tanto penso che oggi esploriamo di nuovo nel deserto sumero. Vengo proprio nella foresta adesso, poi. Fossa di armi. Beh, più o meno ci siamo stati qua fino alle 4 del mattino, I guess. Ci svegliamo alle 5. Ci ho impiegato tutto il giorno a superare questa sfida. Perché mi sono svegliato alle 9 e può darsi. Vabbè, teoricamente gioco ho notato che non. Cioè, in teoria, da quanto ho capito che loro lo dicevano, sembrava che l'ho fatto il primo tentativo, quindi.
Quante ceste? The next location on my list is really far away. Non ti lasceremo consegnare nessun pacchetto. Vi distruggeremo sulle facce di quegli eremiti, come stiamo facendo sempre. No, sto scherzando. Quante prove ci saranno? Avete fatto la vostra parte dell'accordo, ecco l'ultimo. Dobbiamo davvero parlare di queste basecole prima di una. Ok. Quando ti senti pronto, chiamami. Solo se sei lontana temporaneamente. Sembra che l'ultima prova non è abbastanza difficile per testare. Ho riflettuto sul tuo consiglio e penso che sia proprio il caso di approvare qualche modifica. Perché non mi chiami più da Smati? Giusto, ora che ci penso, prima ho notato che tutti gli Alala sono spariti. Ma quando parlavi ricordavi molto gli scettici. Se ti stessi dando delle aree sembravi piuttosto riverente nei confronti, non dovresti odiare gli scettici. Molto perspicace. Immagino non abbia senso nasconderti la verità. Spero che c'è qualcosa sotto. Non riesci a seguirvi, Prime. Non preoccuparti, innocente pari da volante, meglio non conoscere certe cose. Sai, e più la questione diventa complicata. Ma che a te interessano solo i tesori, capire se le ricompense valgono o meno la pena. Lascialo che Starry si subisca tutto il peso emotivo. Primo non permetterà mai a Starry di essere infelice da solo. Poi non starà ascoltando. E questo è ciò che chiamano vera amicizia. Che cosa sto dicendo? Oltre a rendermi ridicolo. Cosa? Bene, basta cincischiare, torniamo al lavoro. Affrontare un altro round, questa non è una prova come l'altra. Non è detto che riuscirete a superarlo. Parliamo dopo aver affrontato la prova. Ah, dobbiamo attivarla noi adesso, lei. Allora, titolo informativo paragone con le altre due prove. Questa sarà molto più impegnativa. Iniziamo. Quando si passa nelle conversazioni importanti. Provate a risolverci un po' più lei, iniziate da. Ok. Ah, ok, allora vabbè. Poi magari è più facile. Di solito l'ultima sarà quella più complicata. No! Ma fa bagno. Ma sto anche fallendo eccetera i salti perché sta tirando dei vagoni della miseria. Ma non mi tira di solito va bene sto gioco nel deserto. Non so perché sta combinando ste cretine. Devo mettermi lì a giochicciare con le cose. Perché? Anche le cose spawnano dopo, per tu hai rischio. Uè, chi va che c'ha le. I piedi, c'ha le zampe. Ok. Penso che li ho presi tutti. Madò, Kirara, sei insopportabile. Credo che si è capito che non lo sto facendo apposta, l'avete visto anche adesso. Poi è veloce, non sono abituato. Ma prendilo qualcosa, ma cosa ti ha fatto? Ma cosa mi dici mai? Come l'ho detto? Ora. Poi. Tanto mi sa che non vedo.
Invece forse riusciamo. Raggiungi la destinazione. I gatti che scivolano. Stupido che c'è un pugno. Scherzo. No, perché ho fatto così, magari dà l'idea che. No, ma figuriamoci. Solo detto ore. Fate così con la mano, ore. Non ho mai visto una cosa del genere. Non sembri molto felice, Paimon. Dice Yaya. Paimon dice Yaya, non sembri felice. Cosa provo a Yaya? Ci sono riuscito. Questa prova è davvero una sudata. Mi sento stanco, non ho capito molto bene. Non è niente, concentriamoci sulla prova. Sembra essere stanca e anche io devo preparare l'ultimo percorso. Vediamo quando abbiamo finito. Facciamo una pausa allora, e che è tutto bene. Se ci sono dei problemi, parlatene prima. E fammi un cenno qui. Oh, sì, non preoccuparti, quando arriverà il momento daremo un riscontro. Dai. Prenditi un altro giorno di pausa. Prendiamoci questo. C'è così tanti collezionabili qui a Sumeru, non finisce. Forse perché pensavano che era l'ultima cosa, ma non credo. No, perché viene citata la, come si dice? La città dove c'è il tizio del tipo di Arkham di Fuoco. C'è la città, non Sumeru. Forse loro pensavano che l'avrebbero fatto prima qua. No. Attendi il giorno successivo. E poi, quando sono le 2:30, tra poco forse arriva un messaggio. Allora, il messaggio arriva alle 2:30 o alle 3:30. Sì, se è caso, io aspetto. Però, quando scattano le 3:30 o le 3:20, cacchio, ne so. No, 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 no. No, no, no. Sembra un po' inglese, no? No, no, no. Sai, gli inglesi hanno quel no. Invece gli americani dicono proprio no. No. Cioè, dicono più, lo dicono alla English. I nostri bevitori di tè preferiti. No. Però ci sta. Noi diciamo no, loro dicono no. Roba no. Credo che sia influenza dei romani. Non lo so. Quanto ho letto da libri, eccetera. Molte parole di molte lingue sono state, appunto, prese più dall'italico. Insomma, l'antica Roma era una bestia, aveva conquistato tutti e tutto e tutti. E invece adesso non paghiamo neanche i nostri concittadini. Quando lavorano. Quando non lavorano, certo. Scusate, non mi piace parlare di politica in questo canale. Io quando gioco al mio piccolo paradiso da sfuggire ai miei problemi. E credo che sia anche per voi quando entrate su Twitch. Quindi non mi sembra giusto di parlare di questa cosa. Però la battuta era sul piatto d'argento. Come vi atteggiate? Pensate di potercela fare? Certo che sì. Però prima devi dirci la verità. Dici tutto. Quello che non hai detto su Rush, vogliamo saperlo. Infatti sono sicuro, sono curioso.
Non nulla di sensazionale, una pari solitaria è stata ingannata da persone con secondi fini, niente di più. E l'entusiasmo di poter volare in totale libertà ha organizzato molte sfide simili a Resonanza del Bajor, ma nessuno pare aver voglia di divertirsi con me. Un tirapiede dell'Ordine degli Scettici è venuto da me e mi ha detto che voleva essere mio amico. Era ovvio che fosse un novellino con l'Aleante. Pure mi ha abbindolata con le sue abilità da adoratore. Alla fine mi considerava niente di più che una semplice pari da sfruttare, anche provate a storcermi informazioni su una pari importante. Sta parlando di Zoom. Esatto. La grande idea di Zoom. Io non sono che una minuscola pari. E non importa a nessuno. Gli umani mi trattano bene, ma non per quello che sono, soltanto per via delle informazioni. Un classico. Dire vero anche solo ci è stata ingannata per lo stesso motivo. Ok, però non rivelerò nessun segreto. Credo che fosse finita lì. Però un altro una mano è venuto a cercarmi, come se non sapesse che avevo appena cacciato via il suo compagno. Che rottura di scatole che sono. Ah, sì, ok. Così non ti vengono più a rompere le scatole. Se la superasse, non dirò niente. Anche se passano le prove, è una questione di principio. E di solo Rush ha ragione. Come una strana pari, sempre da sola. Non svenderò mai nessuna pari solo per essere amica degli umani. Questo è pesante. La situazione non è proprio la stessa. Più farti amici, no? Un po' strano dire ora, ma Massari ha superato tutte le prove. Può essere tuo amico. Pari. Isetto. No, Massari è amico della Yasna Fati, come potrei? Amicizia è una di quelle cose strane come il rapporto tra padrone e serva. Pam e Sorush possono essere tuo amico. È ciò che importa. Facciamo provare a tutti la tua sfida. E divertiamoci con la risonata. Voi, il tesoro potete averlo, non so come aver fatto esprimerti la mia gratitudine per quanto riguarda Sorush, non importa. E ieri si è tirata indietro nel momento più cruciale, così non può. Chiedo che ti rivolgi a Sorush ancora come l'ordine, come una dell'ordine. Ho paura? No, è una pari davvero speciale. Molto profondo. Rispetto per lei. Pensavo solo che il modo di parlare dell'ordine è arrivato al punto di farmi abbassare la guardia. Deve essere senz'altro abbastanza piacevole da rendere felici tutte le altre parole. Ho pensato che si avrebbe reso più disponibile a parlare con me. Ah, invece lei se ne frega. Perché ci penso, forse dovrei smettere di imitare questo modo di parlare così. Usinghir, dovrei tentare di diventarmi amica di solo. Però la cosa mi spaventa. Faccio abbastanza complimenti e Rush si ricorda dei pettegolezzi. Succederà. Ascolta Prime, Rush è una pari totalmente diversa. Se superiamo la prova dovrei provare. Il tesoro è nostro, però devi provare a fare amicizia. Prova è pronta, intendo. Impegnati. Prima aspettiamo che la passiate, poi ne riparerò. Non so trovare tardi. Dico sul serio stavolta. Questa è più difficile del 1000%. Speriamo che non sia come arrampicarsi sul c'era sui Infamous l'ultima missione che era difficilissima l'una dovevi arrampicarti su questo cavolo di montagna, era una delle ultime, non era l'ultima, c'era sta montagna di macerie, immondizie eccetera, dovevi arrampicarti e salire in punta sì, ma ci impiegavi 20 minuti e se cadevi
Anche solo una volta dovrei ricominciare da capo. Bellissimo. Però indipendentemente l'ho finito 3-4 volte. Cattivo forse una volta, ma neanche. Forse non mi è mai successo. Sempre in buono. Ho l'idea di platinarlo. Poi ho lasciato perdere. Fatto il 100% in 2-3 playthrough, sinceramente mi sono detto così basta. E da lì forse che mi è venuta l'idea del platino. Cioè, come avevo detto l'altra volta, a me i trofei non me ne frega niente. Non me ne frega un cacchio, boh, i trofei. Non me ne frega un cacchio perché tanto. Cioè, ma perché? Metti che c'è qualcosa che non fa. Fammi tornare indietro, no? Lagherà talmente tanto che non riesce a caricare le cose. Non voglio di buttare giù la grafica. Hello, it's me, looking for something. Forse perché lei è già dall'altra parte, sì. Allora l'ho già fallita sta cosa. Mi sembrerebbe di sì. Ora adesso ho capito perché non riesco a farla, perché il gioco sta bloccando. Abbastanza, sta cioccando molto. Più che altro forse. Tirare troppo veloce, allora il gioco non ci capisce più un cacchio. Non lo so. Vediamo. Io mi sto godendo la tranquillità della musica. Mi piaceva di più quella lì che avevamo però nella cosa. Ma anche questa non è male però. Mi piace le lyrics. Aspetto un attimo. Ok. Magari forse trovo veramente. Aspetta. Sono io che do i numeri. Ok. Devo essere paziente. Proverò a fare la cosa con molta più pazienza, vediamo cosa ne è. Ecco di ceste ancora qua. Ma non ho ancora esplorato il sumero da parte, tra virgolette, dalla parte della foresta Amazzonica. No, non provarci. Non era neanche proprio così difficile. Ho affrontato di peggio in finale di gioco. Anche il finale di Second Son mi sembra che c'era una bella arrampicata. Assassin's Creed non mi è giù. Quasi mai successo di queste cose qua. L'ultima prova è stata complessa. Ci abbiamo messo un po'. Tocca a te, Yaya. Dai, passa il sole. Ah là là. Vedi se riusci, ovvio che la risonanza del Bayer sia comunque abbastanza difficile. Se così non fosse, come avrebbe fatto a chiedere a Turia da una parte di venire a dare un'occhiata? Fosse finita prima la risonanza, non avrebbe meritato di diventare una vera e propria. Rituale e sarebbe stato uno spreco del suo prezioso tempo. Spero che lei capisca. Ha fatto proprio il contrario. Hai ragione. Lo lascio perdere. What is happening? Cos'è quel tono? È tutta quella faccenda nel mostrare che sei davvero. Non ce la faccio. Non sono pronta. Non mi escono mai le parole di. Non mi escono nemmeno le parole di bocca. Non posso dire a Savage che ha copiato il modo di parlare dei scettici.
Verrebbe di sicuro, mi fa paura anche solo a pensarci. E che sta blaterando? E state blaterando. Comunque, mio Snappit, cosa ne pensi della risonanza? Del Bajor. Ha un gran potenziale. Deve essere proprio speciale. Tu che lo dici anche Star. Sicuramente non sarebbe male trascorrere più tempo con lei. Puoi considerarmi la tua amica più stimata, Gaia. Non sono molte le pare così fortunate. What? Tutti increduli. Paimon è tipo. Non ho mai provato a zoomare avanti e indietro nei cazzi. Non neanche se si può fare. Benvenuto. Amica? Se dovessi preparare una prova più guarda, ci sfaretti un pensierino. Difficile dirsi, sono sempre molto impegnato, sì. Tuttavia nelle rare occasioni ci penso. Grazie. Prometto che farò assolutamente nel mio meglio. Perché tutto questo entusiasmo? Hai ancora molto da imparare su come socializzare con le altre pari. Sorushi l'ha capito. Chi dovrebbe dire che grazie all'insensibilità di Sorushi il problema di Yaya si risulta quanto quasi. Si è risolto quasi da solo. Fantastico. Evviva! Spero che non andiamo d'accordo davvero. La prova della risonanza era perfetta. Per qualcun altro. Per qualcuno alto come te, giusto? Ma non pensi che solo riesci sia un po' basso? Me lo immagino già come pesterai i piedi per la rabbia quando. I coraggiosi non vanno in scena. Nice. Volevo solo prendermi quello mentre siamo qua. C'è anche una campana qua. La zona qua di deserto è piena di ste robe qua. Ho preso. L'ho trollato, però l'ho preso. Dalla parte che esploriamo di solito ste robe non ci sono. A meno, o non le guardo neanche. Mi vuoi che ora è 39? 2.39. In canone dobbiamo ancora fare. Sì, ma mi ricordo questo qua della briglia divina, c'è da briglia divina, c'è da. E per quello che ho lasciato perdere. Poi lo facciamo. Qui mostra. Qui. Entra nella casa di Ragnar. Ok, facciamo questo. Io ho detto che ieri lo facevamo. Dobbiamo entrare nel construct. Non so come fare, ma. Ai ai. L'ora giro, ci ho già pensato. Perché non ti passi dall'altra parte? Non è che ci vuole. Però. Qui ti comincia a bombardare. Ci sarà qualcuno dentro. Perché. Di solito i controlli automatici. Cioè. Modalità automatica. Qui dice di andare lì, ma mi sembra che c'era un altro modo. Attenzione! Che paura, Palma non si aspettava che sparasse così. Vediamoci solo se. Siamo in zona di guerra! Muoviti! Che forte! Dove è andato sto stupido?
Lì dove sei, Pereta? No, non mi piace, non mi piace. Allora, spara qua. Non ci arriva qua. Ho qualcuno che mo la vita manuale, si sta divertendo. Ah, yeah. Ha funzionato, è piuttosto intelligente poi, ma. Andiamoci in un triato. Ah, è entrato nel muro, non l'ho neanche visto perché ero talmente. Lasciati qua assaggio. Ah, non so. Non ero certo. Non è più di uno. Benvenuti nell'ennesima galera. So this is the thrill of adventure. Prova a rompere questo. The thrill of me. I corsi sono messi qua perché facciamo un paura io. Manca tirare. Alla pelle. Tanto adesso ci sono i rinforzi, no, c'è Mister, sto arrivando ma non so dove partire, dove andare. Papà, lì c'è un serie. Dove deve essere? Papà e abitanti di su. Ma questa è un'altra missione. Non so. Adesso mi fermo uguale. Beh, 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 beh. No, è uguale. E qua ci vogliono gli arana, ma io non c'ho una. Questo è un sigillo. Li puoi attaccare e distruggere. Non ci vogliono gli arana. Messa di fianco. Will we find any firework materials in here? Nice. Mancava solo che ci diceva, uè bicciotto! Morirai, ah bello, come osi entrare nella nostra caverna? Ah. Ah, non puoi buttarlo giù. Rottura di scarce. Voglio provare a fare una cosa divertente. No, non è abbastanza alta. Lo tiro qua. Un po' barando col kit medico di fianco a me, I guess. Ho buttato giù. Ah, c'ho il kit medico. Io ho il kit medico. Il pupazzetto che spara medicina. Ecco, lo voglio su. Lo voglio in un FPS, una cosa del genere. Tipo una skin. Ti metti. Che fate, però, scusa. Non dovrebbe essere così overpower come adesso. Yo yo.
Vedere se c'era il teletrasporto qua a manovre. Non c'è niente. O sono io una panù. Quindi tranne Kokomi abbiamo un'amicizia 10 di tutti. Il mio computer conta di. No, ha fatto un rumorino, ha fatto. Infatti di solito non fa rumore, la ventola sta raffreddando. Prima sulla coda da 60 gradi rispetto a. Mi ricordo che gioco giocavamo Halo, era 90 gradi. No, 90 no, perché il massimo che sopportano è 100 gradi, ma io. C'è gente che diceva, sì, io la tengo a 95, non succede niente. Io ho una paura di sta roba, che l'ho pagata. Allora me la tengo sempre lì tranquilla. Non so dove è finito il serino. C'era il posto per salire su, sono solo io. Non. Non lo guarda, uffa. Guarda, adesso. Good morning. È strano che non c'è. Forse è andato di qua, ma mi sembra. Ah, è lì forse. O un altro. Continua a spu. Non capisco. Boh, spero solo che non ne è mancato. Ho già paura. Però mi sembra che non c'è niente. Boh. Siamo benedetti oggi. Ma c'è qualcosa lì davanti. Adesso mi sto prendendo dal panico. No, seriamente, mi sto prendendo dal panico veramente. E pigliamo una di queste. Così almeno il trip è servito a qualcosa. Due viaggio, due viaggio. Il due viaggio. Come dovremmo chiamare noi italiani, due viaggio. C'è una mania che parlano tutti metà inglese, metà italiano. Un certo. Guardate che è sottoscritto il primo, forse. Beh, i live stream sono. Metà parliamo italiano, metà inglese, cioè nel senso allora mi mettevo i tang, scusa. In base a quello. Però io lo faccio in modo diverso, nel senso che non mischio due parole in italiano. Non mischio una parola in inglese e una parola in italiano. Sono un po' diverso, non so. Non mi piace proprio quello che si muove. Solo il braccio questo. Siamo abituati. Volevo la ultima, niente se no. Big chunkies. Questo dovrebbe morire perché devono esplorare anche le cose di Kirara, esatto.
ci ha mandato quel paese. No, scherzo. Mai. Un neo 81. Mo' di ottimo sprite. I guess. Se c'è una cosa forse che guardo di film, sono quelli di supereroi o Transformers, così. L'ho già detto in passato, non ne guardo più i film. Non è che non mi piacciono. Sono come l'altra volta, guardavo un thriller. Oh, come cavolo, trailer. Trailer. Vabbè, come cavolo si chiama? Perché trailer in inglese è il quando c'hai un furgoncino e la parte dietro del carrellino che mettiamo noi nelle macchine, trailer è quello in inglese, per quello che mi viene da dire thriller, anche non sarà thriller. E c'era sta cosa lì, appunto, forse l'ho già detto, fatto sto film sui cani che deve uscire, dicono tante di quelle parolacce, una parola, una parola, una parola è normale. 9-10 di una frase è una bestemmia, cioè io l'ho visto, ho detto. Siamo appena usciti da una crisi, che magari scriveranno sui libri, che nessuno si dimenticherà tanto facilmente. Mettiamo i cani bestemmiosi, no? Perché siamo proprio un'umanità che non vale neanche una cicca. Non vale una cicca. Cavolo di società. Poi magari i film normali, tranquilli, non ne frega un cacchio. C'è poi Troll, il nuovo film di Troll, non a Disney, la Dreamworks. Ero il primo a dire che lo odiavo, poi l'ho guardato, mi sono detto mi piace. Sono curioso se ci sarà, se sarà anche carino, no? Sì, lo so, è un film per bambini, ma ho le mie ragioni, non entriamo troppo nel personale. Diciamo che non vivo da solo a casa. Sembrano vecchi appunti, la carta è bagnata e lace. Prendo ciò che è scritto, praticamente incomprensibile. Questa strana malattia mi affligge da quando sono giunto nel deserto. La pelle si è screpola e sono sviluppate delle necrosi su tutti i quattro arti, al punto da compromettere il mio lavoro. Questa pestilenza ha deportato il mio aspetto, al punto che persino i miei colleghi che mi mandano a mangiare hanno cominciato a guardarmi in modo strano e timoroso. Forse più terrificante dei sogni, raggiungevo una città sotterranea ben al di sotto della mia terra d'origine. Vedevo i miei genitori e i miei amici morti, tutti quelli che ho perso in quel cataclisma, i loro volti saranno di quei fatti, fino a cancellare l'ultimo bagliore. La maledizione è inevitabile, ma ci ricongiungeremo. E la cosa lì che c'era anche con lei. E anche la cosa che c'era. C'è un collezionabile. C'è anche Mister mi fingo morto. Che zampone. Mai notato che c'ha. Cosa porti? 70 di scherzo. No, ho mollato un attimo le mani dalla tastiera. Volevo schiacciare solo F. Che rottura di scatole che sei. Avvicinati che ti faccio esplodere l'universo. Volano 10.000 qua. Spero che me la dà un'altra volta. L'arco di io e mia, lo voglio. Non lo so, però, vabbè. Non starò molto lì a pensarci, tanto da poco abbiamo un po' di rame, quindi la mettiamo in pressione. Mi dispiace, è quello sì. Perché sia nella storia sia a giocarci è divertentissima e fantastica. Però adesso ormai amicizia 10 l'ho fatta con lei, quindi. Sono troppi arrampicato.
Ormai ho fatto quello che dovevo fare per me. E amicizia 10 l'ho fatto. Ho fatto tutto quello. Ma il sigillo. Sì, lo so che devo rompere il sigillo, volevo solo prendermi collezionabili. Non riesco. Ah, riesco, sì. Mi fa arrampicare qua. Dov'è l'altro? E che ce n'era uno in basso. Un po' di parkour da fare per prendere queste robe, I guess. So, yeah, yes. Chissà del resto. Pensavo che era più facile. Vabbè, facciamo quello che dobbiamo fare poi. Allora. Prendiamo anche il Sirio. Ah, ho visto forse un collezionabile lì sotto. Ormai sono pazzo. E abbiamo perso, sì, perché sono un matto. No, ecco. Chiami qua? Ah, ok. Fatto così con gli occhiali, con gli occhi. Così comodo io e mia, una cosa incredibile. I personaggi con l'arco sono overpower. Non overpower, però sono comodi, cioè sono overpower per l'esplorazione, indipendentemente se sono letteralmente come personaggi forti o no. Questo no. Qualcosa qua dentro, perché lui non mi conosce. Pubblico. Sì, lo so, sono morto. Non solo che ero solo lì che mettevo così. Però continuavo a schiacciare. Come non ci fosse un domani. Qui dove siamo entrati, giusto? Bim bim bim. Non so se si sente. No. E qua. Ah, qua ci sono i Pokémon. No, i Pokémon, i Blue Black. Questo è un bel bello. Siamo passati dai Blue Blade. Ha giocato che devi andare al bagno, I guess. Non so neanche come funziona. Per non entrare nei dettagli, diciamo solo che. Diciamo solo che una parte del gioco è che tu devi andare in bagno. Vorrei capire il perché abbiamo deciso di diventare così colti in questa società. Siamo passati dai Beyblade alle carte da gioco, poi no, niente, adesso direttamente con la popò giochiamo, letteralmente con la popò finta. Che società colta, signore, non avrei mai pensato di vivere in una società dove le macchine volano. Questo
Quando ero piccolo c'erano tutti i libri sulle macchine, li leggevo, per sempre. Nel 2025 le macchine volano, sì. Io pensavo già, con la poca, come si dice, mi sono perso le parole. Mi viene la parola giusta. Vabbè. Aspetta, fammi concentrare qua. E poi finiamo il discorso. Ci credo così tanto in sta società, dicevo quando ero piccolo. Pensavo, ci credo così tanto in questa società che fidati proprio, cioè, ci saranno, sì, come no? Certamente no, infatti avevo ragione. E certamente non sì. Anche perché pensandoci bene non ha neanche senso. Per tutti gli automobilistici, gli automobilisti dovrebbero ricominciare da capo, avere una patente nuova, eccetera. Sarebbe impossibile. O lo fai in un modo, non so. Tanto ci vuole ancora un po', nel senso che ci sono sempre i soldi dietro, cioè nel senso che ci sono già quelle macchine volanti, cioè, ma ce n'è 7 o 8 persone nel mondo che possono. Ci credevo proprio in sta società anche da bambino, mamma mia. Dovevo diventare solo il prossimo Nelson. Scherzando. Manca un luogo. Lo luogo. Che parola molto luogo. Luogo. La. Work. O anche working. Working. La parola. Non lo so. Giorno 200 e qualcosa di essere un 26enne, non è cambiato da quando ho un anno. Già devo buttarmi giù dall'ascensore. Eccoci qua. Wow. Adesso troviamo una nara dentro, sai che divertente, sai che forte. Te lo immagini? Stavo solo giocando. La gente scappava dal panico. Stavo solo giocando. Sai che gioco che cazzo, questa cosa? Che mi ha fatto ridere. È un gioco che avevo giocato. Tu dovevi sconfiggere questa cosa enorme. Che spaccava tutto. Entravi dentro, mi sembra che c'era un ragazzino, un bambino che diceva stavo solo giocando. Io tipo, ok, stavo giocando, vabbè. Possiamo accettarlo, bambino. Quanto tempo bombe nucleari. Scoppia ovunque. So che l'ho già detto in passato, ma non so perché sto cominciando ad ascoltare più Linkin Park. Non tutte le canzoni però mi piacciono di Linkin Park. Mi piacciono quelle che hanno un bel significato. Ah, qui l'ascensore non va, allora hanno messo quello. Wishfooting. Non c'era nient'altro, niente visto. Oh, di là.
qui sotto di interessante. Vero? Sono già che 15. I guess se riusciamo a finire sta missione a prenderci sti collezionabili. Poi andiamo a fare web. Ah, devo. Vabbè. Poi faccio dopo quando devo riposare. Dovevo scrivere un messaggio a mio amico. È un giorno di questi, magari non mi vedete essere male perché probabilmente sono con lui adesso. A meno che vuole partecipare nei miei stream, ma non credo. Non perché non gli piacciono. Ho già detto in passato, non tutti gli piace mettere la faccia davanti a una telecamera o una webcam, I guess. Non piace a tutti, quindi non ho ancora capito dove cavolo sono sti due collezionabili. Non si può. Ho quasi detto. Va bene. Non c'è niente, non c'è nessuno lì dentro. Però. Quindi. Stavo guardando se c'erano altre cose. Sto facendo tutto di fette furie, non so neanche. Sto facendo bene. Penso di sì. Sta aggiungendo voce che forse è da fare un giro. Non so se unirmi anch'io per stare lì a esplorare un nuovo souvenir. E voglio ancora giocare a Genshin, però non ci voglio di stare tutto il tempo. Ma non mi hanno ancora chiamato per lavorare, allora non so, cioè nel senso che loro dicono, però poi magari hanno all'ultimo momento c'è bisogno di me. Perché te devo guardare? È strano, già ieri non suonavano le notifiche a sto telefono, ho dovuto riavviarlo e poi è partito. No, non è arrivato niente. Quindi no, adesso l'altro giorno è un'altra storia perché mi hanno già detto che devo fare la notte. Boh. Conviene starsene a casa, I guess. Non c'è tanta voglia, la cosa è quella di rimanere a casa. Boh. Vabbè, proprio così. Perché mi è già capitato altre volte che i messaggi è come adesso. Magari loro mi hanno scritto un messaggio, però internet in qualche modo salta quel frame proprio il secondo che hanno inviato e boh, non so. Non è neanche una buona idea essere bunkerati qua, però così non posso farci. Al completamento della missione tutto il personale rimanente deve abbandonare la missione immediatamente questa macchina e ricollocarsi sulla macchina del maresciallo. È un peccato che a causa della nostra capacità limitata di trasporti dei rischi della sicurezza, per i rischi incontrollabili della sicurezza, però possiamo solo fornire ai feriti il minimo di fornimenti e trasferirli in una zona sicura. Ci prenderemo cura dei loro più. Sì, credo che rimango a casa. Mi dispiace un pochettino. Non mi arrivano gli ordini, non posso farci niente. Perché è già capitato che
appunto come ho detto prima, il messaggio arriva o non arriva a seconda. Anche se mi arrivasse, cioè, preferisco che arrivi, cioè, per andarmi a fare un giro e non so quando devo entrare, che magari mi dicono di entrare tra 10 minuti e sono chissà dove. Preferisco. Anche se boh. È un po' così. Questo porta a 55 di più. C'è ancora delle cose da trovare, ma non le trovo. Incavolare. Ah, è arrivato adesso. Andiamo avanti. No, devo farmi la notte. Ma continuiamo, nel senso che non lo so. Vuoi distrarre la tua casa? Arrivo subito. Datemi un attimo. Beh, scusate, alla fine rimango qua. Cioè, ho voglia di farmi un giro, ma allo stesso momento allora mi riposo un po'. Non so. Volevo prendere questi collezionabili qua, ma non so se riesco. Che non so dove sono. Ah, lì c'è il coso.
tanto sono già, non pensavo se non mi fai un giro, no, però mi sono detto, vabbè, tanto sono già uscito. Volevo prendermi sto collezionabile, come dicevo prima, ma non mi trovo. Ma qua, giusto? Non sono da nessuna parte. E mentre ero in pausa ho guardato anche il telefono e mi è arrivato appunto il messaggio. Oggi devo andare a lavorare. Hello, my friends. Devo andare a lavorare la notte. Quindi torna da. Forse i collezionabili sono sulla loro testa. Cioè lui dice, ah sì sono qua, però io secondo me mi dà l'idea che non so parlare sopra la sua testa. Ah, guarda un po' cosa c'è. Che cacchio? Saranno sopra la testa, penso. Al massimo ci metto un'iconcina. Adesso vediamo. E mi piace sto coso. Abbiamo fatto un giro completo. Nient'altro. Un po' strano sto posto, non mi ispira per niente. Ho guardato in 3000 posti, ma nei posti più strani ti mettono. Ah, vedi che c'è qualcos'altro. Un incubo. Comandante che ha guidato con successo l'operazione Baccapiesti. Viene conferito il titolo della sentinella. Durato. Ordine del maresciallo. Era proprio guerra. Mamma mia. Boh, io torno indietro. Mi metto un'iconcina. Ci sono due collezionabili, ma non capisco dove sono. Andiamo da Aro, vediamo cosa succede. A parte che adesso sono le 3:20, quindi adesso mi metto a. Ci facciamo il resto, tra virgolette, gufo, quindi torniamo indietro. Vabbè, quei due collezionabili. Quindi è disattivato adesso, vabbè. Ma sarà stata bloccata o l'hanno bloccata? Chissà da quanti anni è con l'automatico. Vedete che c'è qualcosa qua. Boh, non so. Andiamo dentro la nest di Amen. Sto scherzando, non c'è somiglia neanche. Allora. Arrivederci. È stato un piacere parlare. Ah, ne andati 15, non è male. Vabbè. Allora. Siamo qua. Salve, uomo coi baffi. Com'è la situazione? È stato un giochetto dei ragazzi e l'abbiamo spento. Ottimo, allora dovrebbe smettere di attaccare le persone da vicino. Hai scoperto qualche indizio? Hai dici quello che sai a fratù. Rampicanti ipertrofici. Non sembrano tipici dell'ecologia nel deserto. Non sono troppo sicuro di cosa siano, ma potrebbero avere qualcosa a che fare con le linee geomantiche.
Ah, può darsi che i tipi che continuava, la macchina continuava ad essere operativa, tra virgolette. Le linee geomantiche e le macchine create da Dare potrebbero esserci molti collegamenti. I giri sono stati creati con l'energia delle linee geomantiche. Quindi se questo è il manifesto della mano, non via. Se la deduzione è corretta, riscontreremo dei problemi in tutti i volumi dove viene si gira. Non permette nulla di nuovo. Sfortunatamente non posso fare altro che segnalare all'Accademia. Non sono in grado di gestire una questione del genere da solo. Mahamata. Mahamata, scusate. Al principio ero venuto qui per esplorare rovine e proprio di Dari. Ci vuole diverso tempo per ottenere l'approvazione dell'Accademia. E contattai persino la sede locale perché mi venissero a prendere. Chi avrebbe mai pensato che mi sarei cacciato in questo pasticcio? Ma non sono nella posizione di rifiutare le richieste dell'Accademia. Ora che il problema è stato risolto. Risolto, posso finalmente continuare il mio lavoro. Accettate questo compito. Posso ci rincontrare. Vediamo. Ragazzi sulla cima del mondo. Questo vedo. Forte. Siamo così vicini. Ah, è scomparso. Proprio ha lasciato le sue cose. Tipo. Vai. Ma accogliente, guess, tranne la pietra che... Ma magari ci si sedeva solo. Ah, non so, sembra un po' chietrato. Quindi adesso abbiamo sbloccato questo piccolo angolo di corsa. Iter ogni giorno, fa su e giù. Più di cui morti. Presumo che sarà ancora attivo perché in qualche modo vedeva i liquori e li ammazzava. Mi davo l'idea. Allora adesso bisogna trovare come salire lì sopra e prendersi i collezionati. Tanto adesso mi metto a esplorare. Tanto sono le 3:20. Io più o meno alle 4:20 finisco lo stream. Quindi esploriamo solo un pochettino e poi veniamo. Spero che non ho dimenticato qualcosa tipo lì. Sono strano. Impressione, sembra che ti guarda ogni volta. Vedere se c'è un modo anche da sotto, se c'è qualcosa. Strano che non ho messo niente, neanche una cesta. Magari nascosto. Mi dispiace per Yelan, ma aspettiamo ancora. Va bene. Tanto penso che uno di questi giorni esce. Sta volendo più tempo di Kokomi, però, perché Kokomi 2 giorni l'ho fatto. No, c'è anche di più. Prendiamoci sta testa. Con il getto. Ci ha mancato totalmente. Mitragliatrice. Io vorrei capire nella guerra degli Archon che cacchio hanno combinato questo. Cioè, nel senso, no, scusate, quando c'è stato il periodo buio che c'erano i mostri dappertutto, non ho dovuto sconfiggere, so. Veramente qui dove che cacchio facevano. Ma si è avvicinato il tuo amichetto. Guarda, gli Arco non c'erano. Cioè, c'erano ogni città contro Yaku, ma mi sembra che non c'erano queste macchine così, cioè, non le ho fatte nulla, queste macchine qua sono venute
Forse ancora prima della guerra mondiale. Non mi ricordo. Mi sfugge. So che c'è una specie di cosa che ancora prima di tutto questo, degli dèi eccetera, c'è qualcosa in più. E presumo che alla fine del gioco scopriremo. Perché penso che la base sia il gioco che ci fa inquadrare il passato. Un passato che non è tanto passato. Invece la base è che tutti i segreti sono nel passato più remoto, quando questi mostri vagavano in giro. Perché non mi dà quell'idea. Poi non lo so, magari sì, magari no. Ah, vedi che sono quei collezionabili. Come qua? Dato non solo. È bello però salire qui sopra. Carina come cosa. Sarei curioso se potevi camminare verso di lui e passarci sotto, cosa diceva Paimon. Se fosse magari era un obiettivo segreto. Sai che forte? Fosse stato un obiettivo segreto o qualcosa. Stavo per tirare di nuovo la voce. O se lì so. No. Ah. Dove sta stupidaggine? Forse era veramente dentro. Di dentro devo entrarci di nuovo. Dentro devo entrare di nuovo. Italian for you. Non c'è bisogno di nessuna applicazione. Ai. Non ho neanche più guardato la chat, ero talmente concentrato. Che bella. Allora dove è sta roba? Buttiamoci giù e ricominciamo dove eravamo prima. Quindi così a Yaker mi manca un pochettino. Da una velocità quella ragazza. E invece adesso siamo specializzati nell'arrampicamento di muri e di andare sott'acqua con Kokomi. Ma chissà se l'abilità di Kokomi, che nuotare consuma il 25% in meno di rigore per tutti i membri, funziona anche a Fontaine quando vai sott'acqua. Perché non lo so. Ci starebbe. Può dare. È tutto da vedere. Cosa devi entrare nel braccio? Qualcosa, non riesco a capire. No, veramente non ho una minima idea. Spero solo che non ho dimenticato dentro. Ma l'ho guardato! Sono io che sono ciucco. Niente, oggi ce l'ho con essere ciucco. No, però. Non mi scambio a me. E che non ti dice se è sotto. Ah! Non ti dice se è sottoterra oppure no? Quello che non capisco. Qui c'è una prova, però sono concentrato su quello. Sta venendo un po' di testa.
sarà dentro, sta ma... Ah, andiamo a fare qualcos'altro. Non ci voglio, basta. Lasciami in pace. Lasciami in pace, robot. Vabbè, abbiamo trovato un baule, almeno quello. Sarebbe sto baule? Ah. Pieno di scorpioni. Ma vedi qua campanella eccetera, non c'è nessuno. Capito? Dove andiamo a sparare? Noi non ci sono quelle cose. A meno che non le vedo, forse no. E chi è che servono qualcosa? Ma non so. Quindi. Ai ai ai. Non so se c'è qualcos'altro da fare dietro. Sicuramente ciò che è. Dato che è pieno, che sinceramente mi trasferirei in un'altra zona ad esplorare. E possiamo andarci anche un altro giorno qua. Non so se questi contano come percentuale. Io li prendo lo stesso. Arrampichiamoci tra le montagne. Impari. Non posso andare a dire che mi rompe le scatole poi. Io penso che sia l'ingresso di una nuova regione. Proprio c'è un blocco qua. E sì, sarà proprio l'ingresso di una nuova regione, penso. E guarda. Cos'è quello? Presumo di sì, ci mettono una regione. Okay. No. Picking. Allora, ce l'hanno tanto col fuoco, ma presumo che fa caldo. Non ho neanche guardato se l'ha beccato. Sì. Ne manca uno. I survived the idol. Silenzioso. Molto silenzioso. Andiamo sull'high ground dell'high ground, I guess. Non posso arrampicarmi qua. Cosa sta succedendo? Ok, qua. Davvero? Che succede? Che succede a me? Lo scommetto che ce l'ho di fianco, no? Non sarà molto lontano, penso. E di io e mia cosa dici? Di io e mia stop. Però non dimenticati di sto stazzo. Non penso che sia qua sotto, è impossibile. Un tesoro lì però, forse. E poi ci vediamo un'occhiata. Primi tre. Poi l'ultima in più.
dell'alba. No, le buce. Non penso che sia così lontano, dai. Guarda un po' cosa c'è. Hai attirato la mia attenzione. Ho dei cactus. Forse l'ho visto. Oh, ma sta parte di deserto è una rottura di scatole. Miseria. Com'è che dicevo che erano abbastanza forti? Se non mi sposto abbastanza. Forse veramente tipo lì sopra. Andiamo a vedere. Aspetta che non ho energia, non ho energia, fino all'albero lì mi sono spento. Dov'è la seconda parte? Ok. Boo. No, ma già un po' esagerato qua, non credete? Andiamo a vedere, ma penso di no. È già esagerato. Non pensi che ti stai allontanando troppo? Di scatole! Sali dietro. No. Solo perché provo a... Se non lo vedo, non lo vedo. Non so perché sto provando a nei cespugli, ma no, se non lo vedo qua non penso che nei cespugli. Speravo che era qua però. Perché che sto. Interessante. È interessante una rottura di scatole. Brava una, ma non è. Una due. Bella. C'è qualcosa qua sopra che non vedo. Wow, ok, sta parte è veramente difficile di deserto, I guess. O sono io che non sono capito. Non lo so. Non ho voglia di arrendermi così facilmente, ma non posso neanche aspettare di mezz'ora. Però mezz'ora e sto mezz'ora qua davanti al baule a pensare. Dov'è? Cioè, scusa. Non so se mi ragiona me, ha senso mi ragiona me. Non è possibile. Dove sarà sto posto? Boh. No, ho guardato dappertutto. Centurione. Proviamo a prenderci quello. Già si sono spawnate le luci.
Vuoi lì su? Comunque una volta voglio essere lì sopra, se non è lì sopra me ne vado a quel paese. Che si chiama Mirabilandia. Precisiamo. Ma Mirabilandia non è un paese. Shut up! Vabbè, guess anch'io mischio italiano con l'inglese. Non so. Non è che sia un problema così grave, però la lingua italiana è così interessante e bella che parlare metà in inglese e metà in italiano. Come fa 2 volte? Così lo faccio anch'io forse. Ma sicuramente sono al 99%, sono sicuro. Di fuori degli stream, no. Dipende. Vabbè, non so dove sto coso. Prenderò una liana e me ne andrò. Sei come l'Intercity, paghi un sacco di soldi. Mamma mia. Sti dead jokes, mamma mia, sti ragazzini oggi che fanno i dead. No, scusa. €1 ogni volta che devi prenderti una liana. Sai che non sono ricchi. Ma non sarebbe neanche la pena perché teoricamente ci sarei solo io che la prendo. Che cuore quando è così. E che mi triggera Sean Gray, uno che ce l'abbiamo, però. Mamma mia. Colpa di Ayak. Vabbè, mi hanno dato soldi a me. 100 mora, ma vaffan bagno. Ma sai, pensavo che mi dava almeno 500. Mai. Chi è quell'uomo che sta passeggiando? Ah, gli rubiamo la cesta. Presumo che Andrea verrà in vita. Facciamo. Allora. Sai perché con loro non succede niente, ci avviciniamo noi? Sembrava la persona più importante della galassia. A parte che tutti i giochi della Hoyoverse dovrebbero essere ambientati nella pianeta Terra, tra virgolette, non è proprio il pianeta Terra come ce lo immaginiamo noi. Però dovrebbe essere ambientato in un pianeta Terra alternativo. E punto. Quelli di Honkai 3 sono in un'altra parte di questo pianeta. Dovrebbe essere così, loro hanno detto così. E Star Rail non lo so. Star Rail dovrebbe essere più forte. Dovrebbe essere anni e anni dopo, ma non sono sicuro, però non quanto mi onde. Ma qui c'è una percentuale alta o bassa che non trovo un cacchio, 50%. Non trovati la metà. Niente. Solo gente che cammina. Sono stranissimi. Ah, c'è anche una cesta. Ah, possiamo dare tra virgolette fuoco alle liane usando il Mykonoid. Stiamo facendo adesso. Fammi cambiare personaggio. Vabbè. Big explosion. Che gioco. Il gioco sta andando un po' in crisi. Troppe esplosioni, guess. Comunque.
Allora. Ah, hanno un Dendrogus. Di pesame. Partirà solo. Immagino quello lì preso bene. Ah, sono fatti. Dobbiamo via, va. Che fosse meglio. Chissà cosa volevano fare. C'è pure una nota. Mi hanno ancora visto. Vediamo se. No, mi ha visto. Volevo farla la Cocomi che dice, hai tre opzioni. Ma c'è un po' di stealth in sto gioco, eh? Cioè, non sembra. Ma volendo puoi essere stealth contro di loro. Non c'è una dinamica, nel senso che se li attacchi e loro non se l'aspettano, ti danno un doppio colpo, un critico. Come Fallout. Anche Starfield, diciamo. Poi finiamo sto gioco, magari torniamo a Minecraft, non lo so. No, perché pensavo, adesso mi sono convinto, proverò Oblivion, mi cerco una build online. Così non faccio la fine del primo plate. Nyeh. Finito proprio sull'albero. Vabbè, abbiamo sterminato con gli altri. Comunque pensarci bene, Shinemaru è molto meglio di avere delle cose che aumenta la iperfioritura eccetera sul personaggio. Perché così hai sempre il danno appena schiacci F, c'è sempre il danno aumentato, invece con l'altro devi aspettare gli altri. Ho trovato una pagina nelle mine, no? Poi di tutte le 10 pagine. C'avevo già dei doppi, non so, già. Forse quello era nuovo però, perché me l'ha mostrato così, ma non so. Niente, vero? No, ok. Ah, c'è questo. Attenzione. Può diventare ricchi nel deserto comunque. Tanta roba di questo. Chi ho investito? Ah, il buon uomo che stava solo riposando. Sto solo riposando. Poi le 6 partecipate entro 35 secondi. Non dico niente. Ok, lo dico, sembra troppo facile. Così a caso, seriamente? Ok. Un 6 c'è lì davanti. Dove vado? Verso la tempesta? Andiamo a prenderci il 6. Ma c'è una cesta anche qua. Ma come mai non le vedo? Non lo so. Boh, non ci faccio neanche caso. Non ci faccio caso. Magari vado a dormire alle 4. Così prima che vado a lavorare mi sveglio. Mi metto un po' tranquillo, guardo YouTube. Poi preparo. Non so. Tanto abbiamo esplorato abbastanza, no? Non credete? Cioè, nel senso, esplorare abbastanza vorrebbe dire fare il 100%. Ci siamo pitti. Andando? Mi trigger questa formazione di rocce così vicina. Mi trigger. Ah, che soddisfazione. Aspetta.
Boh, adesso ci facciamo un breve che su mio, c'è ancora una montagna di mostri. Ogni tanto la cito perché ci sono, sono due o tre quest. Un petale. Oh, prima facciamoci un po' di su. Poi facciamo un po' così, ci cerchiamo le missioni secondarie. Andiamo in giro, eccetera. Poi comincio a fare le missioni della storia. E anche poi questo da fare che mi sono dimenticato. Albe? Sta parlando con il suo migliore amico. Sembra un personaggio di Borderlands 2, che è uno dei personaggi giocabili in Borderlands 1. Non mi ricordo come si chiama. Che poi in Borderlands 2 lo ammazzi. Il suo. Perché è un cecchino, non mi ricordo come si chiama. Però in Borderlands 1 è giocabile. E ci sta. Però nel 2 è un tuo alleato. E. Niente. Handsome Jack ruba il suo. Come si dice? Appunto il suo. Rapace, perché è un rapace, non mi ricordo se è un. Non mi ricordo che te lo dice anche di razza, di che razza è, ma è un rapace. Un avvoltoio, ecco, dovrebbe essere un avvoltoio. Niente, lo ruba, lo usa per degli esperimenti e poi quando arrivi lì è troppo tardi, è già trasformato in un mostro e tu devi ammazzarlo. È molto splatter la cosa perché gli fai saltare letteralmente la testa, mille pezzi. E niente. Ah, tra l'altro ieri mi sono dimenticato un pezzo, I guess. Nel senso che dovevo attivare la colonnina, giusto? Non l'ho mai attivata. Vabbè, e poi ci passiamo un'altra volta. Tanto non fa. Qua è soddisfacente con Kira. Aia, nel mio orecchio. Ho distrutto anche i vostri. Vi rubo i ravanelli. Disandato. Non mi interessa. Non so se qua è un posto dove lo possiamo esplorare, credo. Però per adesso mi rimetterò a andare qua. Col fucile, non è che gli spari per farlo andare un po' più veloce. Anziché lo sparo. Sta succedendo lì? Figi cacciatori di tesoro. Ferma questo trasporto insidioso. Killjoy. E io si devo. Facciamo fuori questi anche mentre siamo qua. Sono dei cacciatori delle bestie. Stanno trasportando un'infinità di cose. Distruggiamoli dalla parte del cibo, così moriranno tutti. Tu non c'entri niente con l'accampamento, ma presumo che ci romperai le scatole finché non moriamo. Un classico. Siccome stiamo giocando a un gioco di combattimento e non un gioco di auto, beh, dipende se giochiamo a Burnout o chissà che altro. The Ultimate. Quando prima o poi tornerà? Quando tornerà Burnout?
schizzato, ma no, seriamente voglio muovere now. Gente che aspetta il sequel di Duke Nukem. No, non era Duke Nukem, quella era. Mi ricordo che c'è qua. Vabbè. Un teletrasporto qua, ma c'è anche un siero. Quindi ci sta. Immenso. Cioè, qua non ci sono tanti di questi qua che stiamo usando in questo momento. Ma la base che è immensa. Immenso. Mi dia questo. Il bello che qua è desolato, ci saranno due o tre ceste in giro, proprio anti-sgamo, che sono nascoste, chissà come. Per fare lo scarabeo mi sta guardando storto, lo sappiamo tutti, anche se era girato di schiena. No, non era girato di schiena. Ma fa male. Karma, perché ho preso in giro lo scarabeo. Ma non l'ho preso in giro. Ho solo fatto un'affermazione. In the nest we go. E poi dobbiamo fare le taglie anche. Ma cos'è oggi? Lunedì, giusto? Esatto. Ormai. Ormai lavorando tutti i giorni non fa di più. Però dovremmo avere pronto quello lì dal. Mi metto un attimo. Vicino allo scarabeo. Non ammazziamolo solo. Un uomo ha. No, era girato da schiena. Un uomo ha una magia da mostrarle. Almeno lui ci porta fortuna, I guess. Tutti sti soldi c'ho col TGC. Mamma mia. 11 desideri qua. Ah, posso fare un pool gratis? Adesso lo facciamo, tanto che se ne frega. Ma stavo dicendo, ormai è di quel colore. Dov'è? Stia indietro, signore. questo ne è un 1000, potrei anche bruciarne 150. Sarei curioso come cosa mi dà. Questi qua servono per l'arco di 1000. Ne brucio 50, vuoi vedere cosa succede? Quaranta per scaramanzia. E sed 40. 39 no. E poi il resto a me piace metterli. Perché ho già notato. Uno scarabeo davanti a lui. Quel giorno ho visto che tortura dell'uomo. Wow, ne ho già 300 di questi, anche meno lavanda, buono. Allora, io ho messo questo di solito, però l'altra volta ho messo una roba che ci sono rimasto male, che era buonissima come cosa. Era il. Vabbè, mettiamo. A parte che non ho più tanti questi. Ne metto 71 per scaramanzia. E poi ne mettiamo. Questo non mi piace, ne mettiamo 3. Matroci. Fantastico. Via trasformazione. Tieni indietro. Si è spaventato. Senti come a parte il zwing zwing si sente. Lo scarabeo è interessato. Tornato. Un po' scava, un po' torna indietro. Beccati il pupazzetto. Ah, ha fatto un saltello. Non c'è male. Cioè, mi piace l'ingegno del mio. Visto buono? Cosa ne pensi? Gira, non è interessato. E niente. Amici nel deserto.
Facciamo quello e poi me ne vado via. Tanto è più che giusto. You che futuro? I'm just looking for rubare la tua cesta. Mi ero incastrato le giornate. Ouch! Ho sentito un ouch. Ormai a forza di stare a Sumero ne avremo tanti di quelli collezionati. Di quelle bandane. Adesso sono curioso. Guarda adesso. È così. Magari domani o un giorno che mi ispira. Anziché fare i nostri un'oretta di esplorazione, ci mettiamo a fare facciatore di taglia di mattina e poi vediamo. Lo facciamo di mattina il facciatore di taglia, perché forse è meglio. I don't know, you tell me. Yeah, I mean, giocare per sempre su gioco. Ormai ho una certa e domani c'è anche questo però da fare. Ci sarebbe anche questo, ma lasciamo perdere. Quando me la dà quella cacchio di Yelan, così lo facciamo quello. Ogni tanto sembra uno scienziato pazzo. E domani alle 4 di pomeriggio si scarica? No, alle 4 di notte. Quando torno a casa praticamente. Ve lo faccio subito offline, non sto scherzando, vado a dormire. Torno a dormire. Sì, ne avevo fatto uno qua per curiosità. Non so, domani o ci facciamo cacciatore di taglio o ci facciamo questo. Manca solo la sorella, qua c'è ancora da sbloccare la sorella di... Che cosa? Già, volevo fare il pool per curiosità. Tanto ne ho uno gratis, no? E allora facciamolo, tanto cosa aspetto? Chiudo gli occhi come sempre, mi giro. Sono matto, posso? Sono matto. Andateci. No, sto scherzando, creo un po' di suspense. Però mi immagino un replay, no? Mi guardo me stesso, vedo che faccio così e dico, beh, addio. Si può anche saltare, ma a me non mi piace saltare. Ah, mi ha dato il codice di Famous. Speravo nell'arco di io e mia di nuovo. E invece... Ecco com'è qua. I colpi critici hanno la probabilità di generare una quantità di partite di nuovo. Ah sì, è quello di Faminus. Se abbiamo un... E questo me lo immagino su Sacrose, forse. Sembra un mostro. E spammi della sua abilità elementare fino alla fine. Boh, non so. Ma mi piacciono comunque questi... I libri qua, perché a me piace spammare di ultimate, la base è quella. Mi piace, ok. E lo shop qua cosa ci offre? Penso ancora ai soliti personaggi. Volevo andare a vedere negozi. È ancora un giorno. Ah sì, 5, c'è ancora 5. Non mi dispiacerebbe ottenerlo. Però boh, non lo uso neanche. E questi li puoi far diventare. No? Non puoi fargli diventare primo gem. Penso di sì. I costumi qua, cioè nel senso questi me li tengo per i costumi, però non so neanche che costume prendere. Posso prendermi quello leggendario?
domani. Intanto lui ce l'ho. No, domani è un giorno, quindi sarà mercoledì. O martedì, vabbè. Che cin subito, mi metto subito, guardo, perché mi piace tantissimo. C'era uno dei ragazzi che è venuto nello stream a questo costume, ero tipo wow, che bello. Però boh, non so, per adesso non ne uso neanche uno. A base colani. Eh sì, c'è ancora Niwan qua che abbiamo sboccato. Sono contento che ho sboccato Niwan. Sono contentissimo. Vabbè. Diciamo, guardiamo gli obiettivi, torniamo a. Arriva 10 minuti, vabbè. È una Miss Meraviglia del mondo, sta cosa della serventia. C'è altro, mi sembra. No? 69%, ci stiamo avvicinando. Prossime tappe sono, vabbè, 40 sigle di Santuari delle Profondità. 40 sfide a tempo, manca pochissimo. Tra virgolette, ci vorrà ancora un bel po'. La voragine ci facciamo poi un salto, perché tanto. Ma lo facciamo poi, tanto che se ne frega, c'è tempo. Apri i bauli del viso di Nasu. Aspetta, che sfide a tempo. Realizza un colosso attendendo il suo punto debole. Vedere un Melmoso nelle mani di un crio, di un unico garantire. Garantire di. Ok. Ne manca solo uno, manca solo questo. Veramente? Devo semplicemente far paralizzare un colosso. Un colosso delle rovine. Vabbè, va bene lo stesso. Ne manca ancora? Amanda Benedetto. Blocca tutti i portali. Ah, tutti che sbloccano. Questa è anche bella come immagine. Del Wand. E niente. Torniamo Cimeru, per quanto il mio cuore dice no, continua. La testa dice no. Sono finito a Porto Rio e sono andato proprio avanti. Andiamo qua e. Niente. Potevo continuare a esplorare dove avevo esplorato ieri. Ci ho messo lì con Cina da qualche parte. E cioè, mi sa che c'è ancora roba da prendere lì dentro. Però vabbè. Andiamo Teyvat. Tanto oggi ho esplorato in altri posti. Abbiamo fatto quanto? 63%, non male. Non so se eravamo vicini a un'altra regione, però 60%. Anche il 50% di prima non è. La borsa di un viaggiatore è uno spazio limitato. E troppi oggetti puoi distruggerne qualcuno. Per adesso non mi è mai capitato. Presumo che devi essere veramente tirchio perché succeda. E non devi bruciare neanche un manufatto. Eccetera, eccetera. Ma il presidente della Gilda degli avventurieri su Monero. Perché non ho mai visto un presidente, non ce n'era neanche Inazuma. No, a lui c'è. Inazuma non mi ricordo. Vabbè, non mi ricordo, magari c'era. Non lo so. Via di questo. Mangiare. Potevi. Ah, potevamo pilotarlo, forse. Vabbè. Non fa niente. Forse per quello è così che ti dava il collezionabile. Vivo così. Ha salvato. Niente. They're very cute.
Mi vedi cute. Grazie per anche per oggi per avermi fatto compagnia e basta, non c'è più niente da fare. Cioè ci sarebbe, ma mi vado a riposare. Ciao, grazie. Adesso questo va con su YouTube, Super Mike Online, ho tessuto il microfono. E niente. Vi direi seguitemi su Twitter, ma Twitter mi dà i capricci, quindi vi direi sono su Facebook, seguitemi su Facebook, Super Mike Online anche lì. Su Twitter sono Super Mike Online. Poi a posto della E c'è l'1, quindi Super Mike Online e poi l'1, che non mi trovate. E invece su Facebook sono Super Mike Online come su sto canale qua. Grazie. Viva Nanna! Ciao ciao ciao. Ciao ciao. Che mia che bado. Addio. Rebooting.